Ciao ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi cosa ho acquistato dal sito AliExpress. Sono esattamente 4 pacchettini, mi sono arrivati oggi che è in data 28 giugno e tenete conto che questi pacchettini li ho acquistati più di 4-3 mesi fa, quindi finalmente sono arrivati e adesso ve li mostro. Un attimino che... Allora, il primo pacchettino che vi mostro è questo qui. Infatti ho ordinato in data 15 febbraio, più di 4 mesi fa, ha pagato 1,41 euro ed è uno stampo in silicone, almeno che ve lo mostro. Eccolo qua. È precisamente il joystick della PlayStation. Lo stampo è di questo colore celestino ed è un po' più appiccicaticcio rispetto agli stampi che ho comprato in passato. All'interno è sempre lucido, non so se si nota, perché ho la luce artificiale, ho chiuso tutte le tapparelle perché fa troppo caldo e quindi sono barricata in casa. Questo è il primo stampo, come dicevo prima, l'ho ordinato 4 mesi fa, quindi finalmente è arrivato. Questo è il primo, poi c'è questo qui. Questo l'ho ordinato esattamente 3 mesi fa, costato 86 centesimi, l'ho ordinato il 4 marzo ed è questo bellissimo stampo, davvero molto molto bello e lucido per fare tutti questi cabochon, vedete tutti sfaccettati, c'è anche il Rivoli e voglio subito subito testarli. La cucina è davvero molto carina, infatti il tempo di registrare questo video e li vado subito a testare con la resina. Questo sono davvero soddisfatto, sicuramente ne acquisterò altri di questi in modo che ho la coppia. Poi ho acquistato, questo non so quando l'ho acquistato, perché non c'è scritto nulla sul pacchettino. Un attimino che... Ok. In pratica questi sono quei... In pratica sono i perni per orecchini che già ho preso anche in passato e li ho ripresi di nuovo, però non ricordo in che data li ho ordinati, sinceramente. Hanno gli strassini e mi sono trovata davvero benissimo con questi perni, si aprono in questo modo. A me non danno noia, non fanno allergia e tenete conto che appena un materiale, diciamo, contiene un po' di nickel, cioè io mi riempio di bolle. Un attimino che aggiusto un attimo la sulina perché è tutta un po' storta. Ok. Dicevo, qualsiasi componente che contiene nickel mi fa subito una reazione allergica pazzesca, roba che dopo devo prendere il Bentaland per far andare via il tutto. Quindi ho ripreso di nuovo questi, però non ricordo quando li ho ordinati. E poi l'ultimo pacchettino è questo qui. Questo l'ho ordinato in data 15 febbraio e ci sono tre stampi all'interno. Ho ordinato tre stampetti. Allora, questo con le stelline, davvero molto molto piccolo e carinissimo, con diverse tipologie di stelle, al limite da utilizzare per fare anche le stelline marine, queste qui. Questo l'ho pagato 86 centesimi. Stampo davvero molto molto carino, anche questo lucido. Poi ho preso questo stampo qui, che in pratica non so se così rende, è un pendente a punta, finisce così a punta e non vedo anche questo l'ora di utilizzarlo, anche questo molto lucido all'interno. E poi in ultimo ho preso quest'altro stampo. Ah, il pendente questo qui l'ho pagato 85 centesimi. Se riesco poi nella descrizione vi metto tutti i link. E
E poi questa gocciolona gigante in 3D, perché lo stampo è fatto in questo modo, vedete? Volendoselo si può utilizzare anche soltanto questa parte qui, per fare sempre un pendente con la parte retropiatta. Ma volendo si può anche utilizzare in questo modo, realizzando appunto la goccia in 3D e colando appunto la resina da questo forellino. Non vedo l'ora di utilizzarlo, sperando che... Mi sa che devo prima aggiungere un elastico e poi diciamo pian piano colare la resina con una siringa da questo buchetto, in modo che resti tutto bello chiuso e sigillato. Questo misura esattamente 8 cm e 3 per 2,9 cm. È un bel gocciolone gigante e lo vedo bene come un bel pendente con una catena lunga, al limite una catena rosario. E niente, questi ragazzi erano... Ah, questa qui l'ho pagata 1,38 euro. Questi erano gli stampini, appunto, che mi sono arrivati dopo 4 mesi, 3 mesi all'incirca. Sono soddisfatta, come dicevo prima, meglio tardi che mai, e non vedo l'ora di testarli. Adesso infatti, come dicevo prima, stacco questo video e vado subito a sistemare la postazione per poi andarli a sperimentare con la resina e con i vari pigmenti. Niente ragazzi, questo era un piccolo video davvero molto molto veloce per farvi vedere i miei ultimi acquistini. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!